Ciao a tutte e tutti, sono Raffaella Millonig, ideatrice di Animali Persi Ritrovati e oggi, 18 anni fa, ritrovavo il mio gatto Ronin. Penso che sia vero quando si sostiene che il desiderio di aiutare gli altri spesso germoglia e si consolida in forme di aiuto concreto in coloro che hanno sofferto in prima persona. E se l'anno scorso avevo aperto l'album di famiglia per raccontare il nostro lieto fine, quest'anno userò le foto delle segnalazioni elaborate e non ancora risolte dall'associazione nel 2021, ossia di quegli animali che stiamo ancora aiutando a cercare, per raccontare il prima, ossia di come Ronin ed io ci incontrammo. Questo video viene distribuito a tutti i nostri contatti in Italia e chissà se, pur ascoltando la nostra storia, qualcuno di voi può aiutare ad allungare l'elenco delle nostre happy end story. Qualora riconosceste in un randagio uno degli animali che vedete nel video, per favore mettetevi in contatto con noi scrivendo a info@animalipersiritrovati.org. Allora ecco la nostra storia. Era il 1998, a quel tempo vivevo a Milano e avevo già tre gatti. Mio marito ed io avevamo deciso di passare una breve vacanza in Trentino. Era fine estate e insieme ai miei genitori, che ci avevano raggiunti dalla Germania, e ad un'anziana amica di famiglia, scegliemmo un albergo in Valsugana dove passare 2 settimane. L'hotel era accogliente e spazioso, disposto a semicerchio attorno a una piccola piscina, con le belle montagne a far da scudo all'orizzonte e con il consueto vivace via vai di ospiti. E in quell'andirivieni di gambe giovani e anziane correva anche un allegro gattino. Le vacanze ebbero inizio: gite, riposo, ottima cucina. Vimicetto i primi giorni c'era e non c'era, ma notai dopo un po' che purtroppo, e nonostante avesse appena 3 mesi, quella fosse la regola. Però era bravo. Mi scovava tra le tante sdraio in giardino, quando ne poteva più di essere in balia di bimbi grandi e piccini che in balia a loro volta di adulti incuranti lo trattavano come un giocattolo. Ma perché, dico io, tanti genitori mollano i figli pensando di avere momenti in cui prendersi una pausa? Non dico di impedire ai bambini di giocare, ma vigilare, vigilare, vigilare. Così, in uno di quei primi incontri a bordo piscina, non solo ci presentammo a vicenda, che belli i primi grattini, ma lui, già che c'era, mi presentò la sua fame e le sue orecchie piene di rogna. Ma non era il gatto dei proprietari dell'albergo. Diciamola tutta, avevo fatto finta di non vedere, ma non si poteva mica andare avanti così. Davanti alla lobby, ossia fuori dalla porta d'ingresso dell'albergo, c'era una ciotola di crocchette tutta per lui. Grandi 3 volte la sua piccola bocca. Accanto c'era una ciotolina di latte, annacquata dall'ultima pioggia e arricchita da un cospicuo numero di moscerini annegati. In assenza di un atteggiamento positivo, propositivo e compartecipativo da parte di padroni e ospiti della struttura, mi misi alla ricerca di un negozio per animali in paese, nemmeno più difficile da trovare. Per cercare e trovare un determinato tipo di sensibilità o di attenzione, smartphone e Google Maps nemmeno oggi riescono ad aiutarne l'impresa e mi chiedo perché? Misteri e carenze della tecnologia e dell'informatica? Chissà. Iniziai a rifocillare la bestiola. Dopo pochissimo avevamo già il nostro appuntamento fisso. Lui sotto la mia sdraio per fare merenda e dopo sopra di essa, in grembo a me, per raccontarci le nostre cose. Mi disse che le orecchie gli davano in effetti molto fastidio. Poi mi disse anche che la lettiera non ce l'aveva. Di giorno gli facevano usare il giardino e di notte veniva rinchiuso nella lobby. L'aveva cercata non so quante volte e alla fine era costretto a fare i suoi bisogni dove capitava. Ed era dispiaciuto che qualche ospite si lamentasse pure, almeno gli avessero chiesto perché, così come stavo facendo io. Fu così che lo portai dal veterinario. C'era anche quello in paese! E nel giro di una settimana le sue orecchie migliorarono di molto, grazie alle gocce che da quel momento iniziai a somministrargli ogni giorno. Io nel frattempo mi feci sempre più fosca. Il personale dell'albergo mi raccontò che il gattino apparteneva alla figlia della proprietaria, separata da un po' di tempo e che, oltre ai problemi dati da un matrimonio fallito, aveva problemi pesantissimi con la gestione dell'albergo.
Il gattino inizialmente aveva la lettiera nell'appartamento della titolare, ma per comodità avevano ben presto deciso di lasciarlo al pian terreno, in un mondo ormai quasi senza controllo, e la lettiera è rimasta al piano di sopra. Infine la confidenza più grande. Il gattino era solo l'ultimo dei tanti animaletti che la donna comprava alla figlia, ma tutti, proprio tutti, prima o poi erano stati trovati morti in giardino. A casa dei gatti ne avevo già tre. Mio marito non ne voleva sapere. Il buon Dio era consapevole di cosa stesse facendo quando inventò le mamme. Mi mise al cellulare e uno per uno chiamai tutti gli amici chiedendo loro se fossero disponibili ad adottare un gattino. Dopo tante chiamate andate a vuoto, finalmente si rese disponibile anche l'amica di una affidabilissima persona di servizio che conoscevo bene. Il gattino scomparve lo stesso giorno in cui finirono le mie vacanze, per riemergere dalla mia morbida e capiente borsetta, esattamente dopo le due curve di strada che servivano per andarcene via per sempre, ma insieme da lì. Ebbene sì, confesso di aver rubato un gatto. Sono cose che non si fanno, ma lo rifarei, per rubarlo a una vita di stenti se non alla morte. Giunta a Milano, lo consegnai alla nuova proprietaria, con tutte le raccomandazioni del caso, dopo averle fatto promettere di contattarmi qualora avesse dovuto ripensarci. La signora faceva la badante ad una donna anziana e le cose andarono bene per un po'. Le feci visita un paio di volte, il piccoletto che aveva chiamato Alessandro era fin troppo pulito, ossia lavato e profumato, ma gli volevano bene, fino al giorno in cui l'anziana signora morì. Fu così che il gatto Montanaro arrivò infine a casa nostra. Mio marito ovviamente continuò a non essere affatto d'accordo, ma visto il coraggio nel fronteggiare gli altri tre gattoni di casa, dimostrò almeno senso humor, ribattezzando il piccolo lestofante, sperando che servisse a qualcosa, con il nome di Ronin, ossia un samurai guerriero senza padrone. Ronin dovette però subire anche il mio di divorzio, affrontando scatoloni e traslochi, diventando addirittura ambasciatore dei gatti, perché mi ero scelta un compagno nuovo che viveva a Modena, al quale i gatti non piacevano proprio. Iniziò ad apprezzarli proprio grazie a Ronin, dal giorno in cui anche lui reduce da un divorzio e costretto a vivere da solo prima che potessimo mettere su casa insieme, iniziò a gradirne la discreta compagnia. In buona sostanza, oltre che un gatto samurai, per i primi anni della sua giovane vita, Ronin fu anche un gatto migratore, Valsugana, Milano, Modena, finendo per impossessarsi a pieno titolo della via in centro storico dove eravamo andati a vivere, ripulendo il quartiere anche dai ratti. Due belle pantegane me le portò anche a casa, morte. La prima volta lasciandomi presente davanti alla porta del solaio, non avendo ancora imparato a contare bene i piani, ma tanta era la voglia di portarmi un regalo. La volta successiva mi fece trovare il trofeo di caccia grossa, tronfio di orgoglio, direttamente sul pianerottolo. Poi ci fu la volta che, affacciandomi alla finestra per capire la natura di un concitato chiacchiericcio in strada, lo vidi come stava rincorrendo un altro topastro, incalzato e applaudito dai vicini di casa che facevano festa alle sue prodezze. Per quanto fosse un gatto comunissimo, diventò bello, grande e forte e si adattò molto bene al contesto cittadino, andando a fare anche a cazzotti con i cazzutissimi gatti dell'ormai smantellata colonia felina di San Gimignano. Proprio quella dalla quale un giorno sarebbe venuto a vivere con noi anche Blackie, e dove probabilmente Ronin venne infettato dalla temuta FIV, che però non gli impedì di raggiungere la veneranda età di 19 anni e mezzo, senza dover nemmeno prendere medicine se non per l'artrite. Dopo qualche anno decidemmo di ristrutturare l'appartamento in cui vivevamo, e anche di quel periodo non dimenticherò mai alcuni episodi. Dovendo smantellare tutto, facemmo fagotto delle nostre cose. Per 3 mesi ci cercammo un altro posto dove stare. Ronin avrebbe dovuto venire con noi, ma non ne volle sapere. E visto che il clima era ancora mite e che io avrei dovuto supervisionare il cantiere di giorno, lui decise che avrebbe passato le notti nella cantina di un vicino e che ci saremmo incontrati lì ogni mattina. I primi 3 giorni, necessari all'abbattimento dei muri e allo scrostamento delle pareti, non lo feci nemmeno entrare in casa. Poi, in una pausa pranzo, e dopo che la polvere si era finalmente un po' depositata, gli aprì la porta. Davanti
Alla totale assenza di riferimenti rimase sconvolto. Non c'era più nulla del nostro mondo comune se non un perimetro di mattoni a vista. Uscì allibito per urlare la sua desolazione con un gemito che non dimenticherò mai. Non volle mai più salire in casa, preferendo restare a vivere tra la cantina del vicino ed il reticolato di strade adiacenti a lui ormai così familiari. Fino al giorno in cui, in un nuovo momento di pausa lavorativa, lo portai, scalcitante e recalcitrante, di peso in casa. Avevamo appena finito di posare i primi muri. Fiutò lentamente e meticolosamente ogni centimetro. Inizialmente scocciato dall'essere stato costretto a fare qualcosa che non voleva, per poi assumere un'aria sempre più baldanzosa. All'improvviso abbandonò la perlustrazione e mi si strusciò le gambe per dirigersi cauto sul pianerottolo, iniziare a pulirsi e per scendere poi in cortile. Da quel giorno in poi, in ogni pausa pranzo, riprese a salire in casa e a verificare l'andamento dei lavori. E che libidine poter far la pipì nella sabbia sul massetto del futuro pavimento. Qui stava rinascendo una casa, la nostra casa, la sua casa. Meglio lasciarci segno sin da subito. Arrivò l'inverno e finalmente lui ed io passammo la notte, la prima notte, sul parquet posato di fresco. Io a dormire per terra, in attesa dei mobili, avvolto in una coperta. Lui sdraiato davanti al termosifone della nuova camera da letto, a pancia all'aria, ronfante di felicità e con un invisibile quanto esplicito cartello recante la scritta: "Guai a te se mi tocchi, io adesso dormo finalmente di nuovo in casa mia, al caldo e mi piace stare qui." Fino a quei maledetti botti del 29 dicembre 2003, che scardinando ogni certezza, lo indussero a scappare e perdersi per quasi 3 settimane, facendo scattare in me il desiderio di creare qualcosa che potesse evitare agli altri quello che stava succedendo a noi. Ritrovai Ronin il 19 gennaio 2004 e se fu possibile, come fu possibile fondare l'associazione, è merito di tutte quelle persone che fanno qualcosa per aiutare. Non importa il quanto, importa l'essere presenti e fare.